stato confermato e quindi è così. Non possiamo stare insieme ad un partito che in Parlamento sostiene un governo che sta cancellando l'autonomia dei comuni, gli porta via i soldi, ha rapinato la tesoreria unica, ha fatto passi indietro da gigante sul terreno del federalismo e su quello della sicurezza, togliendo ai sindaci i poteri che io gli avevo dato con il pacchetto sicurezza. E quindi è stata una scelta assolutamente coerente per noi con le nostre posizioni politiche, il PDL che ha fatto l'inversione ad U, e quindi decideranno i cittadini. In alcune realtà però ci sono esponenti del PDL che stanno pensando di creare liste civiche in appoggio a candidati della Lega Nord. Mi sembra un ravvedimento operoso da parte di esponenti del PDL, il riconoscimento che sui temi del federalismo, dell'autonomia, dei comuni, la posizione giusta è la nostra, una scelta coraggiosa da parte di esponenti politici che mettono davanti alla loro posizione di partito, il bene dei propri cittadini, una scelta che apprezziamo e per questo abbiamo consentito di fare alleanze con liste civiche con anche esponenti politici del PDL. Monti da Seul oggi ha detto: se il paese non è pronto, non tireremo a campare. Secondo lei è a rischio? Mi sembra un atto un po' di supponenza, il paese non è pronto, il paese è fatto di persone, di cittadini, di lavoratori. Poco fa ho incontrato una rappresentanza di lavoratori di un'azienda che sta per chiudere e che mi ha chiesto di aiutarli. I problemi sono questi qua. A questi lavoratori il governo cosa fa? Aumenta l'ICI sulla prima casa, aumenta la benzina, aumenta tutto. Non è questa la risposta. Il paese è pronto a fare sacrifici se c'è una prospettiva. Se la prospettiva è quella di indebolire i sindaci, di portargli via i soldi, di aumentare le accise sulla benzina e di rimettere l'imposta sulla prima casa, è forse il governo che non è pronto a gestire una situazione così complicata. Il viaggio in Oriente si spiega proprio con l'esigenza di cercare nuovi investitori, come incentivare secondo lei gli investitori a venire in Italia? Beh, ci sono tanti modi, ma il modo peggiore è quello di fare quello che il governo finora ha fatto, cioè aumentare le tasse. Sempre in chiave amministrative, se si andrà al ballottaggio, se dovesse andare il PDL al ballottaggio e non la Lega nelle città in cui si va al voto, la Lega cosa farà? Ma noi abbiamo consigliato caldamente ai nostri candidati sindaci di vincere al primo turno per risparmiare soldi e quindi il loro compito è questo e non ci poniamo il problema del ballottaggio.